Ti rendi conto che la porta è aperta? Potrei essere chiunque. Potrei essere un ladro venuto a rubare. Dov'è la piccola? Oh, potrei essere un rapitore di bambini venuto a rapirti. Lo so perché sei qui. Di quello che vuoi, ma il matrimonio non si farà. Mia madre ha ragione, è una farsa. Non è un matrimonio. E non si farà. Oh, Callie. Non posso avere un prete. Non ho più il pastore. Non verrò portata all'altare da mio padre. Il matrimonio non è legale. Non è un matrimonio, non è neanche in chiesa, non è niente. Sono due donne che giocano a vestirsi bene. Non è realtà. Non è realtà. Ok. Prima di tutto, non ti serve la legge o un prete o tua madre per rendere il tuo matrimonio una realtà. E la chiesa è... La chiesa può essere ovunque tu voglia stare, in un campo, su una montagna, o proprio qui, in questa camera, ovunque, perché dove credi che sia Dio? Non so. Ma dai, è in te, è in me, è proprio qui. In mezzo a noi. Ecco, la tua chiesa non è ancora allo stesso livello di Dio, tua madre. Lei non è ancora allo stesso livello di Dio e, fra parentesi, potrebbe non arrivarci mai, ma non fa niente. Non fa niente. Se tu sei pronta a stare di fronte ai tuoi amici e alla tua famiglia e a Dio e a impegnarti veramente nei confronti di un altro essere umano, a dare te stessa in un legame di quel tipo, nel bene e nel male, in salute e in malattia. Tesoro, quello è un matrimonio. Quella è la realtà. Ed è l'unica cosa che conta. E poi io mi sono legalmente sposata con un uomo in una chiesa. E guarda com'è andata a finire.